Ma non succederà niente, tanto non succederà niente, perché le spiegazioni non le avremo. Quello che ha detto Andrea, no, non è detto. Quello che no, ha detto il mio collega di partito Andrea Scanzi, no, no, di coalizione. Di coalizione. Lui siamo già, lui siamo è il numero due dei 5 Stelle. Ma è esattamente quello che sta succedendo, è chiarissimo. Allora, con le costituenze elettorali di questa maggioranza che protestano a volte anche in modo violento, si adotta una strategia di tolleranza, ok? Con tutto ciò che rappresenta il dissenso rispetto a questa maggioranza, a questa coalizione e al partito che guida il governo, si adotta il manganello, l'intimidazione. Ma quale manganello? È così. Allora, sogni manganelli. Vuoi che ti notte. Racconto? Che io non uso mai parlare di me stesso. Ti racconto un sogni episodio che mi è capitato 2 mesi fa a Milano, reduce dalla puntata di Fabio Fazio, nella quale avevo dato dei giudizi critici rispetto a questa maggioranza. Sono andato a dormire in hotel, alle 4 di notte mi hanno svegliato quattro agenti della polizia per notificarmi una querela per diffamazione, capisci? Una querela per diffamazione. Ho chiesto, dico, scusate, sono le 4 di notte, ho fatto qualcosa, mi dovete arrestare? No, una querela per diffamazione, alle 4 di notte a Milano. E cosa ti hanno risposto sull'ora? Sì, la stessa, diciamo, cosa, la stessa cosa che ha detto Italo Bocchino che ha detto la polizia. Si fa, è la prassi. Io ho risposto, è la prassi quando dovete prendere un narcotrafficante, non quando dovete notificare una querela a un giornalista, no? Bene, è la prassi. Mi hanno consegnato una querela per diffamazione alle 4 di notte in albergo. Ti sembra una cosa è normale? È una follia. Ecco, però l'hai denunciato la follia, ma tu pensi non mi va di raccontare cose mie, questi errori abbiano una regia politica non contro c'è l'opposizione? Dubbio. Ma quale non dubbio? C'è alcun dubbio. Qualcuno ha dato ordine agli agenti di polizia di notificare una querela alle 4 di notte. Così come avevano dato ordine alla Digos di identificare il logionista della Scala che ha urlato viva l'Italia antifascista, così come hanno dato ordine oggi lo dovevano fare prendere e chiudere in cella per un'ora 3 giornalisti. Ma siamo alla follia, ragazzi. Allora, noi parliamo di urbanizzazione, ci stiamo già dentro Orban. No, guarda, non siamo già dentro Orban. Sì. Se vediamo, non siamo vigili, siamo nel fiore della democrazia. Vediamo che non lo vediamo. Quando esatto, non lo